Episodio 11. Cercando una risposta. Ancora una volta, ciao ragazzi. Ciccio Gamer 89. E ben ritornati dal vostro Ciccio Gamer 69. Siamo tornati su Linda Marrone. Abbiamo fatto un 6 potentissimo. Allora, episodio 11, cercando una risposta. Quanti episodi sono di tutte? 33 stagioni fatte da 12. La prima stagione 12. Cosa mesi? Ma ci sono gli spin-off di Linda Zoe! Principessa per caso, sempre Linda. Un'estate in Toscana. Non c'è davvero un'estate in Toscana. Okay, iniziamo con l'episodio. Can you fix the broken? Can you fix? Can you fix? Oh no, è rimasta bloccata. No, I'm stuck in the washing machine. Da Trump, vai. Andiamo tutti. Abbiamo tutto riuscito come avevamo previsto. Perfetto, incaricati del resto. Poi adesso un'altra cosa. Che si incarichino loro. Devo rimanere fuori da tutto ciò io. Potenti. Bruno sospetto di te. E cosa gli hai detto? Vedete no, com'è bello, hai indagato, niente di più. Presto. Hai voluto però farlo te. Dovevo dargli qualche informazione. Ma ti faccio! Dici che è una bugia! Quello stesso. Non mi puoi fare questo! No, avrei dovuto essere sì preciso. Nei miei erbo. Maledetto Rodrigo! Sei girato. Tira di scatto. Sei girato. Se non segui le istruzioni, sei spacciato. Sei male. Telefono. Mi sa che è con Bruno. No, è giallo, è Trausia. Trausia! È lui! Linda è con te. Come non sei con lei? A questo punto pensavo lo stessi già baciando. No, Trausia. Sono qui a, sul ponte a giocare! Come d'accordo, però non ho ancora arrivato. È vero che lei è andata lì, ha incontrato Bruno e poi è stata portata via da due neri del barbone. Sempre in aereo! E questa povera Italia! Ah, Italia, Zucchero! È il luogo che mi riporta ricordi non molto felici. A quali ricordi ti riferisci? Non ce ne frega. Andiamo, Drauzio, abbiamo già parlato di questo. Non devi più fare senso che bambini. C'è tanto su Linda adesso. Forse si è distratta passeggiando. Lo sai, essendo il suo ultimo giorno io. Aspetta, perché ha litigato con Bruno, non vuol più vedere la sua Drauzio, stava cominciando a restare. Viene uscito oggi, probabilmente. Non so, Linda, non lo farebbe. Hai provato a chiamare al cellulare? Però non risponde. Preoccupato, gli scagnozzi di Osapo sono ancora in circolazione. Ma chi è Osapo? Chiamo di non allarmarci. Hai fatto di cuore? No. Signori. Lo so, però forse Linda. Viva i gay! Soprattutto, solamente tu sopravvivi il nostro incontro. E invece tra l'uso il buffer lui l'ha detto Bruno. Oh! E Bruno, eccolo qua, ma te lo si sta zitto. Bruno, e come l'ho saputo, vero? Dragon Stardo, confesso. Un bastardo. Gay. Ha chiamato chiedendo di poterla salutare, si andava molto pentito. E forse gli ho menzionato che Linda andava al pan di zucchero per vederti. Ma dai. Che boccaccia che hai, Draudio. Usala con Roberto, non altro. Linda potrebbe essere in pericolo. Ma io mi Angela White. Mi spiace, volevo solo aiutare. Broccato. Però prima devi un altro messaggio, giusto nel caso lo venga. Tutto pronto, i bidati sono al mio posto. Faccio anche tanto. Siete riuscito a fare qualcosa di buono, Sergio? Cosa è caso? Le foto sempre. Sì, foto! Oh, che romantico! Quella musica da... Via, famosa. È caduto nel fosso che no, è caduto. Dato che oggi ci accompagna una... Rodrigo! Com'è possibile? Perché il fratello? Perché Cintia? Vabbè, il fratello. Perché Kevin? Perché Cintia? Di chi è questa chat? Di Thor. No, dell'altro fratello, del fratello di Thor. Pensare che Rodrigo le sta inviando messaggi. Zitto! Che cosa ci fai qui? Stai con questa gente? Sergio! E non tornare senza Rodrigo. Perché? Il messaggio che mi hai appena inviato è. Cosa dice? Mi chiede scusa per non essere venuta. Dice ha bisogno di pensare. Dice ha bisogno di pensare. Clemente fai tu. Rausio! A che ora parte il volo? Non lo so. Sembra quelli dei cartoni per bambini. Sì. Non lo so però. Oh, i suoi bagagli sono qui. Ho provato di dire se volte e neanche Bruno risponde al telefono. Se tu accinta qualcosa la volevo là. Così col culo ci mette.
Mio mio, magari Leonardo fosse stato qui ora. Mi avrebbe fatto sentire meglio. Perché sempre Leonardo? Lasciate, è caldo. Comunque ricordo così che l'ultimo episodio è la tensione in quella alta. Non sappiamo ancora chi sia usato. Come per ultimo? Ma secondo me c'è tutto il pippone. E dove è finito? Scopri che usavo Linda. No, è Bruno. Non è scoppino. No. Kevin! Kevin, è vero? Scusate, la pizza è già pubblicata. E forse è una buona scusa per parlare di Luogo. È il maschio della donna. Potrebbe esserci molto utile. No, credo che non abbia senso. Andy non vuole sapere. Aiuto, gay! Andy non vuole sapere più niente di me. Vai a fare lo strip. Ma quanto può essere grave? Che è successo? Perché lo dice la donna? Non ti vai lì. Raccontaci, Claudio! Oggi sono solo idee tue. Fa bastardi. Si uccide. È inutile. È lo stesso di finita per sempre. Ah! Esagerando. Giovanna, Giovanna. Vai, fallo ancora. Capito, ma l'ancora. Non sta esagerando? Beh, forse non per... Ma hai schippato il dialogo. Dovevo andare avanti senza tuo aiuto. Abbiamo Bruno, non Rodrigo. Non so cosa sia successo. Mi ha fatto la fretta, quindi questa comodina non è buona nulla. I due neri che non sono bravi. Come ho fatto a sbagliare persona? Questo errore ti costerà caro. Sei il responsabile. Tutto pirla. Tutto andare, vengo lì. Ah, no, non è almeno questo. Lo picchia. Dobbiamo operare gli ordini. Linda Faith. Tu sei Bruno, io sono Linda. Dai, Browser sta un po' cadendo negli ultimi episodi. Qualcuno dovrà sapere qualcosa. Dante! Porcaccia, c'ho 5 di batteria. Dante, sono Milton. C'è Bruno. Signor Milton, il capo non si trova. È morto. Sai dove potrebbe essere? Veloce, veloce, ti scarica. Ho bisogno di parlare. Sono io! Ma non risponde al cellulare. Avevo una riunione di Yangada. Ok, grazie Dante. Amigieri. Joe Dante. Arrivederci. Ma tutti quelli che dobbiamo. Bruno sembrerebbe essere in riunione a Yangada. 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 E tu? No. E tu ti fidi di Dante? Andiamo a Yangada per vedere cosa sta succedendo. Le favelas. Tutto ciò non ha niente a che vedere con te, Bruno. È Bruno! Non stavo andando. Stavo cercando Rodrigo! Mi sono stancato di questo. Ditemi quando è finito che faccio un'uscita epica. Io tolgo il cappuccio per fargli bere dell'acqua. Questo è lo posto di farlo star zitto. Tieni così finirai legato con lui. Milton? Dobbiamo stare attenti. Io... Se lui non è qui, andiamo alla polizia. Non ti dirà niente. Ok. Zoana! Saluta veloce. Ciao. Zoana! Ciao, Ioana. Stiamo cercando Bruno. Oh, no. Vai. Lo hai visto? È lei, Osapo. Non è ancora arrivato, Yangada. Anche ci ha detto che era in riunione. Ah, sì, mi sono dimenticata. È lei che lei, Osapo. È lei, Osapo. Oggi arriva alla riunione, però deve essere... È lei, Osaponetta. Non l'ho ancora visto. Perché lo cercate? Come posso aiutarvi? Però ci spegne il telefono. Ti racconti cosa stai cercando. Respira! Credo che non avremmo dovuto venire fino a qua. Non saremmo dovuti. Lei ci può aiutare? Cedo che la cosa migliore è chiamare la polizia. Cedo. Chiamare la polizia? Ma no che io sono Osapo. Dante è capace di localizzare la posizione di Bruno. Ho un sistema di tracciamento sul suo cellulare. Di tracciamento, perché lui viene dalla traccia. Non c'è da fidarsi della polizia. Vieni nel quartiere. Dante, è troppo rischioso. Non so, Dante. È un sussurro. È molto vicino a Bruno, ha superato ogni limite. Non chiedermi di non fidarmi del mio amico. Ma è brutto. Ragazzi, non litigate, chiamiamo giù Dante per togliergli il dubbio. Penso sia una buona idea provare. Perfetto. Fascista. È fascista. Non vi preoccupate, tutto questo è un frainteso. Vado a chiamarlo. Devo vedere. Così mi ripaghi di tutto quello che ho fatto per te. Ti ho a casa, il lavoro, non ho opportunità. Ti ho tolto da The Cameron che eri un povero. L'unico che hai fatto sono separarmi. Vedi che è andato in gala, ha preso un top mini torna, l'ha rapito. Io non ho chiesto nulla di tutto questo, ma adesso pagherai per essersi in mezzo. No, inizio pedo di due porca puttana. E dove ne ancora rischi? No, continuiamo a rischiare. Non mi interessa quello bambolo. Liberiamocene subito. Vai, ma così lento. È finito.
Parli di personaggio. Sì! Le precisioni, Drauzio non ha raccontato la storia, era tutto. Schifo, normalissimo. Era noiosa, non si è saputo niente di più, solo discorsi di intermezzi, tipo dei baci. Ma sì, ma io mi aspettavo che ci rivolassero nel chaos. No, l'ultima puntata, colpo finale, ma sappiamo tutti chi è quella pirrona di Caffiazzona. Poi io aspetto tanto dal finale, voglio sapere chi è lo sapo. Se non ce lo spiega sul finale è deludente, cosa si collega all'altra stagione. Il finale. Allora, archiviati, archiviati, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.